Buongiorno amici, siamo ancora in Sardegna e oggi vi presento un secondo video dove sono presenti il professor Luigi Sanna, Sandro Angei e l'amico ormai del canale, professor Gian Matteo Corrias. Noi ci troviamo in quello che è forse uno dei monumenti più importanti di tutta la Sardegna e direi che definirlo monumento forse è un pochettino riduttivo. È anche banale perché ci troviamo nel cosiddetto Pozzo di Santa Cristina, che ancora oggi, più che un monumento bello ovviamente da vedere, è molto affascinante ed enigmatico. Enigmatico perché anche qui, ancora una volta, l'abbiamo visto nel video precedente, ricorre il numero 12, come un po' i 12 mesi a rappresentare il culto del dio solare o del dio lunare. E a questo proposito, vediamo che cosa scrive il professor Luigi Sanna. Dai non pochi dati che siamo riusciti ad elaborare, si può sostenere ormai con un notevole grado di certezza che i documenti nuragici scritti, composti da un numero di lettere superiori al 12, non presentano numeri che non siano 24, 36, 48, 60. Si nota cioè il rispetto per il 12 ripetuto con i suoi multipli. Anche qui il valore scrittorio ricercato sembra essere quello della reiterazione, perché ripetere il 12 per 3, 4 o 5 volte vuol dire aggiungere senso lessicale convenzionale alla scritta nel suo complesso. Questo rispetto per multipli del numero solare e lunare sembra risultare tanto fermo che se per caso un certo documento dovesse presentare numeri diversi, poniamo ad esempio 22 e non 24, 44 e non 48, 56 e non 60, è facile dedurre che manca un numero di lettere corrispondente al primo multiplo del 12 che si incontra o eventualmente al secondo o al terzo. Naturalmente il discorso della scrittura numerale e delle simbologie numeriche sacre andrebbe esteso ai monumenti, a tutti i monumenti sardi nuragici, a partire dagli stessi nuraghi. I pastori sardi, questa è un'affermazione curiosa, molto interessante, quasi archeologi ed epigrafisti del loro territorio, hanno suggerito la stesura di un interessantissimo innovativo libro ad un noto studioso sassarese, Maxia, nel 1991. Dicono essi infatti in coro da millenni: Sos nurages sunt a tres a tres. I nuraghi si presentano in gruppi di tre. E non è certo un caso che un paese della Sardegna, forse a motivo di tre nuraghi molto visibili o ravvicinati, si chiami Tres Nuragues. Ma non c'è solo il tre che va considerato. Ci sono dei bei numeri a contorno che attendono solo di essere studiati ed interpretati come il Dio tre comanda. E per capirlo basta ammirare, poi vedere e quindi saper leggere quel capolavoro di simboli, di scrittura fonetica, geometrico, matematica, che è il Pozzo di Santa Cristina di Paoli Latino, appunto, di questo oggi parliamo. A partire dalla cosiddetta Tanit, ovvero dalla lettera pittografica monumentale He, che è in nuragico la terza lettera dell'alfabeto e che vuol dire lui, lei, cioè la divinità androgena Ya. E questo quindi ancora una volta dobbiamo dire ricorre questo numero 12 con il suo valore emblematico. E adesso vediamo questo filmato. Quella che vediamo è quella che viene definita capanna delle riunioni, perché all'interno c'è un sedile che gira attorno al perimetro interno della capanna.
È un recinto di pietre grezze, che però è molto molto particolare, un recinto che ha la forma geometrica dell'ovoide e questa è la sua particolarità. È stato disegnato in effetti con le tecniche della geometria per la costruzione dell'ovoide. Questo recinto rappresenta la stessa divinità. Secondo me lo schema è questo, c'è quel blocco con i due laterali che provoca questo. Lo schema intero è questo. E allora quindi c'hai una lettera alfabetica, quella lettera che significa lui, proto significa. E quindi cominciamo a entrare nel merito. Capodanno è fautore di una teoria per cui la scrittura nel mondo nuragico è diffusa. Mi ha dato l'espressione di metagrafica, cioè scrivere attraverso gli oggetti. Ogni oggetto può essere letto, quindi anche la pianta di un presantuario come Poi questo. magari vediamo delle cose all'interno. Vediamo dei conci che hanno una forma molto particolare. La riscontriamo in tantissime pozze sacre. Evidentemente è una forma che è legata anche al posizionamento dal punto di vista costruttivo Sì, quindi assolutamente voluta. sì, è voluta. Però in tutto questo dobbiamo pensare a una civiltà che era molto molto bigotta, per cui tutto quanto era legato al divino, e anche questo probabilmente. I sei per parte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. I sei dall'altra parte. Il 12 è un numero sacro, 12 mesi dell'anno. La scala sono 24 gradini. Ecco, è presente già nell'ingresso. Nell'ingresso abbiamo sei conci taurini, quindi abbiamo già il concetto della divinità taurina, e poi 12 sono ancora quelle pietre a piatta banda. Quindi abbiamo già 6, 6 e un 12. Un 12. E qui 24. E qui un 24. Quindi il 12 è inequivocabile. Anche se qualcuno conta 25 gradini, perché conta il gradino del bacile, che non Ah, ho è capito. per Sì, 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 scalinata. sì, sì. Qui vedendo il discorso sul dodicesimo Sì, concio, questo per raccordare la scalinata a ventaglio con questi 12 che sono invece tutti uguali. Questa è una cosa meravigliosa. Basalto, questo è basalto. Parte di fatto è tutto questo. Questi qua sono originali, per esempio. Questi che vediamo per il numero sono gli originali. Questi qua no. Ok? E anche parte di tutta questa scalinata non è originale, Però però anche c'è la parte riprende. iniziale, era gettante Sì, comunque. certo. Il 21 di aprile, o meglio, dal 16 al 21 di aprile, avviene una manifestazione luminosa data dalla riflessione dei raggi solari nell'acqua. Allora, la manifestazione luminosa è realizzata da quello spigolo, che però è stato riposizionato, ma ha ben poca importanza questo spigolo, perché noi possiamo spostarlo 5 cm in qua o 5 cm in là, non cambia nella sostanza. Quello che invece è importante è che questo spigolo è originale ed è quello che poi, nella manifestazione luminosa che noi vediamo nella parete, è il bordo superiore della macchia luminosa. Un altro degli aspetti di questa macchina, che possiamo definire appunto macchina astronomica, se vogliamo, a tutti gli effetti, è anche questo, Perché il livello dell'acqua deve essere sotto controllo. deve rimanere sempre Certo. a questo livello. Thank you.
Quello che vediamo qua giù è la parte superiore della macchia che abbiamo visto nel filmato. Per cui, a prescindere dalla posizione di quello che è stato riposizionato, noi abbiamo la sicurezza che la manifestazione luminosa... Quello là è il dodicesimo. Sì, è quello lì, il dodicesimo. Bene. Sono tutti uguali, circa 28 cm tutti qua. Quello là, 43. Quella 43, sì. Il 21 di aprile... O meglio, dal 16 al 21 di aprile avviene una manifestazione luminosa data dalla riflessione dei raggi solari nell'acqua. E questo avviene perché c'è un troppo pieno qui. Se non ci fosse un troppo pieno, d'inverno salirebbe l'acqua. Certo. Per cui un altro degli aspetti di questa macchina, che possiamo definire appunto macchina astronomica se vogliamo, a tutti gli effetti, anche questo. E il livello dell'acqua deve essere sotto. Deve rimanere sempre a questo, certo, a questo livello. E diciamo che in tutti i pozzi sacri c'è un troppo pieno, uno dei fattori che genera la manifestazione luminosa nel dodicesimo anello. Perché se salisse il livello dell'acqua non l'avremmo più nel dodicesimo anello. Ma sarebbe più alto, certo, oppure in mancanza d'acqua sarebbe più basso. E ovviamente con tutta questa ricorrenza del 12, certo, è chiaro che, certo, insomma, il 12 è fondamentale. Sì, perché quello è il dodicesimo anello a partire dal livello dell'acqua. E il 25° gradino sarebbe quello là o questo? E se compiamo questo qui sarebbe un gradino. Ma non è un gradino, evidentemente. Certo. Per cui la scalinata è questa, inizia da qui la scalinata. Certo. E questo è il primo gradino. Questo. Perché era importante la data del 21 di aprile? Possiamo fare solamente delle congetture su questa data, non possiamo sapere niente di preciso. Però recitiamo un proverbio tutto sardo che in sardo dice: chi a metà di abrivi sull'ori non ammunta su rucu, srovidin di sununcu. Significa: se a metà di aprile il frumento non ha coperto il solco, pulisciti, sì, il muso, perché non avrai niente da mangiare. Cosa significa? Che quella data del 21 di aprile è il momento in cui poter capire se la spiga del grano è già ben compiuta, anche se ancora verde, oppure, certo, se, certo, il raccolto, certo, sarà scarso. Per cui questa è una considerazione che ci può dare conforto su questa data qui in Sardegna. Era appunto da entrare nel lavoro, a me è cosa molto difficile, e capire quel tipo di scrittura. E non c'è soltanto la scrittura che noi possiamo, anzi è in subordine. La vera scrittura è questa. È questa. Perché loro erano campioni di questa scrittura.
come applichiamo il concetto del toro della luce col fonte battesimale? Toro della luce, Nur-Ak. Sì, ma anche qui ce l'hai. Poi c'hai la numerologia, se noti la numerologia è tutta della luce. 24, 24, cioè 24 giorni. Sì, sì, certo. Sì, quindi tu hai la luce espressa numericamente, ma è lo stesso concetto, c'è scritto Nur-Ak anche qui. Usato sicuramente. Quindi come vediamo il numero 12 è onnipresente ed evoca ovviamente i segni zodiacali, le case astrali, eccetera. Anche Graham Hancock, per la verità, ha dedicato ampio spazio nei suoi scritti a questo numero e anche al simbolo taurino, che ancora in questo monumento l'abbiamo visto ricorre, suggerendo che potrebbe indicare l'era del toro di 4-6 mila anni fa, che comprende l'età del bronzo ed è l'epoca in cui si sono sviluppate grandi civiltà. Parliamo dell'Egitto, di Sumer, della valle dell'Indo, eccetera. Tra l'altro il numero 12 è un sottomultiplo del 60, cioè rientra nel sistema di conteggio sessagesimale, cioè su base 60, che era utilizzato dai Sumeri, e quindi questo valore ha un valore anche matematico. Pensiamo peraltro, da questo punto di vista, che quella civiltà del Medio Oriente, quindi Sumeri, gli Assiri e poi i Babilonesi in particolare, conoscevano della matematica molto di più di quello che fino ad ora si è pensato. Ad esempio, pare ampiamente dimostrato che conoscessero il teorema di Pitagora almeno 1000 anni prima di quando è stato attribuito come scoperta alla Grecia. Conoscevano il rapporto tra la diagonale e il lato del quadrato, conoscevano quindi i numeri irrazionali, che quindi non sono, come dire, una scoperta di Pitagora, eccetera. Ciò che abbiamo visto ci rimanda ad una cultura e ad un sistema di pensiero che è molto più antico di quello che ci è stato fino ad ora raccontato, quando ci si limita a identificare la storia della Sardegna con quella dei Fenici, Cartaginesi, Romani, eccetera, ma risale molto prima e soprattutto, l'abbiamo visto prima nella lettura del brano del professor Sanna, la scritta Ya e poi anche questo numero 60, questo numero 12, che ne è un sottomultiplo, rappresentano un collegamento strettissimo, assolutamente da un lato cultuale e dall'altro scientifico, tra questa parte dell'Italia, la Sardegna e il Medio Oriente, e quindi questo ci sta a dire che questo territorio deve essere ancora studiato e fino ad ora, quindi, è stato fatto da degli studiosi che sono dei pionieri, i cui studi vanno assolutamente conosciuti, ampliati e divulgati. Ciao e alla prossima. In età nuragica, però sono molto molto interessanti.